Sindaco Enzo Ferrandino, consiglio comunale prima di Natale, un consiglio molto importante. Sintetizziamo. Sì, un consiglio comunale che aveva come argomenti due temi che hanno una rilevanza tecnica ma anche hanno un taglio politico sostanziale. Si parlava delle società partecipate, in modo particolare abbiamo approvato il consolidato per l'anno 2018 del gruppo comune più le società partecipate. Dalla fotografia dei conti che abbiamo avuto modo di analizzare, si verifica uno stato di salute finanziario di tutto il comparto pubblico ischitano positivo. Ho potuto allegare documenti del Consiglio Comunale sull'argomento, dei DURC, cioè dei documenti di regolarità contributiva delle società, così come i saldi dei conti correnti delle stesse società che testimoniano il grado di salute in cui versano le società ischitane. Rispetto a questi temi, quindi l'amministrazione è serena e tranquilla e siamo convinti che nel prossimo futuro le finanze del comparto pubblico comune di Ischia più società partecipate tenderà ancora a migliorare ulteriormente. Sindaco, c'è stata poi una polemica iniziata già in Consiglio Comunale, continuata poi sui social, accusi la minoranza di diffondere fake news. Sì, oramai è chiaro l'azione che sta portando avanti l'opposizione. È un'azione che non ha contenuti, ma che tende a diffondere sui social e anche durante i lavori consiliari delle bugie mastodontiche, che poi vengono puntualmente smentite dai fatti e dai documenti che andiamo a porre in evidenza. La politica non si fa in questo modo, l'abbiamo spiegato in Consiglio Comunale, la politica deve essere costruzione se veramente si vogliono andare a coltivare gli interessi dei cittadini ischitani.